pomeriggio, è un pomeriggio dalla temperatura discreta, siamo sugli 8 gradi ed è una fortuna perché ieri il tempo aveva fatto temere il peggio, c'era stata una bufera di neve su Lipsia per tutta la mattinata. Ecco che è iniziata la gara, la squadra italiana è alla sinistra dei nostri teleschermi, maglia azzurra e calzoncini bianchi. La squadra della Repubblica Popolare Tedesca è in maglia bianca e viceversa e calzoncini azzurri. Ecco il capitano Snoop Ase, ha sentito Trocha che è sulla sinistra, è stato fermato da Massaro, poi ecco un lancio ancora su Massaro che retrocede subito, manovra la palla Hause, poi è andato a terra Massaro, non aggancia Graziani sul passaggio in avanti, retrocede Zocce, Trilov, Turner, l'intervento di Marangon, ma la palla rimane ai tedeschi, ecco Graziani che la riconquista in retrovie, poi Dossena, Girea, Conti, il lancio su Girea, il suo colpo di testa, accorre Graziani che devia il passaggio indietro di Turner che comunque raggiunge il portiere Rusvalaik. Anticipo di Gentile, ma viene lanciato ugualmente Trocha. Ecco il cross di Trocha, il colpo di testa di Collovati, poi accorre Dossena e suo lo stop. Conti. Dopo che ha toccato Marangon, Dossena verso Graziani che si è allungato la palla troppo ma la va a riconquistare, alle sue spalle ci sono Massaro e Marangon, ecco Massaro che riceve, servito indietro Tardelli, ancora un po' pasticcio fra Tardelli e Dossena, rimane la palla a Tardelli, poi ecco lo scatto di Antognoni, Antognoni portiere sul tiro di Antognoni che ha finto il passaggio al centro, poi invece ha tirato in finita Dossena, colpo di testa di Zecce, Conti rimette al centro e ferma Hause facendo intervenire il proprio portiere, Turner, Trilov, doppio intervento di Girea che ferma un insidioso cross di Ulrich e poi scaraventa la palla fuori. Gioco di Libers, parata di Zoff, ancora Zoff, c'era stato un fallo su Gentile non rilevato dall'arbitro, battuto a sorpresa Schnupphase e Zoff si getta sui piedi di Streich, chiude, vedete, un'azione che era diventata pericolosa per la deviazione lancio di Turner a beneficio di Streich. Lancio di Antognoni, ha tentato Dossena, ha tentato Girea che si era portato in avanti, un cross fermato da Ulrich. Ecco avanzare Zecce. Hause.
stato Collovati a impedire il tiro a Streich. Due azioni molto pericolose dei padroni di casa. Prima un bel intervento in uscita di Zoff, adesso un intervento di Collovati che ha impedito il tiro di Streich. Dossena, corto il passaggio a Marangon. Troca. Livers. Fallo su Antognoni da parte di Livers, battuta la punizione dallo stesso Antognoni. Dossena. Graziani, Dossena, Marangon. Antognoni. Ancora Antognoni. Graziani dopo il colpo di testa di Trilov e dopo l'uscita del portiere con ancora Hause in avanti. Che fallo di Collovati su Streich. Punizione per i tedeschi, la battuta Dörner, Lieber, Zetsch, è stato Dossena a rimettere al centro ma poi Trilov, Liebers. Colpo di testa ancora di Dossena, la palla rimane ai tedeschi con Hause, adesso con Dörner, Liebers, Zetsche e la Repubblica Popolare Tedesca va in vantaggio con un bel colpo di testa di Hause sul cross di Zetsche. Colpo di testa di Hause, ecco vedete il cross di Zetsche. Colpo di testa di Hause, palo e gol. Ha segnato Hause al 20° minuto del primo tempo. Marini. Esce il portiere e para. Stati giocati 5 minuti del secondo tempo, non sembra un granché diverso dal primo, cioè una partenza discreta, sufficiente dei nostri, poi sono riaffiorati limiti e difetti anche. Pomerenke, palo! Pomerenke solo davanti a Bordon, lo ha saltato con un pallonetto. Antognoni. Gioca Turner, cross di Antognoni, prima di Mazzaro interviene Ulrich, ancora Mazzaro, Antognoni, verso Graziani, colpo di testa, Mazzaro, interviene Mazzaro, il cross di Mazzaro colpisce sul braccio Trilov ma è ovviamente involontario, mi sembra che le proteste di Mazzaro non siano giustificate, ha tirato il tedesco, si era addirittura voltato. E viene fuori quindi l'ottavo calcio d'angolo, il colpo di testa di Trilov, poi ha tentato di inserirsi con Lovati. Marini è stato servito da Gentile. Antognoni mantiene il possesso della palla, la seconda volta gliela toglie Pomerenke, la riconquista Marini, ancora Pomerenke su Antognoni, Turner, Hause apre molto bene su Ulrich, poi riconquista una palla Conti.
Conti. Conti. E dopo una lunga galoppata tira e il portiere gli devia in calcio d'angolo il pallone. È la prima occasione che l'Italia si costruisce da quando al 20° del primo tempo ha subito il gol. Ha tirato Conti in calcio d'angolo il portiere Ruzbalait ed è il corner numero 9. Dalla bandierina Conti, riprende Antonioni dopo che ha tentato il colpo di testa con Lovato. Fuori gioco. Fuori gioco. Bella puntata di Hause, combatte Gentile, tocca Graziani, poi riconquista la palla per i suoi con un passaggio dietro a Pomerenchi. Appoggio di Pomerenchi su Cic, Prilov. Esce Bordon sul servizio per Liberty. Conti. Cambia gioco per Tardelli che è anticipato da Turner. Ha subito un po' la squadra tedesca senza peraltro correre rischi, adesso si riporta in avanti. Bergomi non lascia passare Troja. Riprova Tardelli. Mancano 9 minuti alla fine e la squadra della Repubblica Democratica Tedesca si prepara, se non succede qualche cosa di imprevedibile, a cogliere la prima vittoria nei confronti della nostra squadra. Per noi ci sono ancora 8 minuti e mezzo di speranze per giungere a un pareggio. Massaro, Tardelli, Graziani, Gentile, Massaro, anzi Antonioni, Gentile, Massaro, il tiro forse poteva far centro, lo ha ribattuto Hause in piena area di rigore, è un nuovo calcio d'angolo, sono 13. Questa volta ha ribattuto Trösche. Colpo di testa di Gentile. Conti. Con Lovati. Mancato il bersaglio di poco. La Repubblica Democratica Tedesca riesce a fare una discreta figura, senz'altro migliore di quella che hanno fatto fino a questo momento i nostri. D'altra parte si rimproverava sempre a Berzotte, vediamo Antonioni, vediamo Massaro. Tenta il tiro pallonetto, ancora una deviazione ed è calcio d'angolo, il numero 14. Questa volta le sostituzioni ci sono state, anche se i risultati di gioco e di punteggio non sono diversi da quelli delle ultime esibizioni della nostra nazionale. Il corner di Conti, Massaro ancora in area di rigore, Antonioni verso Bergomi. Ha sbagliato due volte Trilov, poi ha tentato il tiro con Lovati ed è stato ribattuto. Contropiede per i tedeschi. Chiaro. Terce. Chiaro. Scelgono di mantenere il possesso della palla, i tedeschi, Pomerenchi, Pecce, Troja, è un calcio di punizione per un fallo di Marini. Tre minuti alla fine.
battuto dalla barriera il tiro di Sötze. Al palo laterale Ulrich. Jaros. In lotta con Conti, che ha commesso fallo su Jaros, c'è calcio di punizione in favore dei tedeschi. Conti è Gentile in barriera e il calcio di punizione sta per essere battuto da Liebers. Mazzaro. Cross di Sötze, esce Porton, mentre Marini ha tenuto a bada in qualche maniera Hause. Antonioni. A seguire, che diventa un tiro che non impensierisce certo il portiere. Gentile, Antonioni, Conti, Gentile. Lanciato Massaro. Molto in profondità, scatta Mazzaro, raggiunge la palla, la mette al centro, è corta, la controlla Zecce e fa intervenire Ruud Balai. 30 secondi. Colpo di testa è stato di Bergomi, Gentile, Graziani. Di Conti, parata, perde la palla il portiere, la riconquista prima dell'arrivo di Graziani. È l'ultima labile occasione che si è presentata per tentare un pareggio che sarebbe andato anche al di là dei nostri meriti. E termina la partita, registriamo quindi nella storia del calcio la prima vittoria in assoluto della Repubblica Democratica Tedesca nei confronti della squadra italiana. Adesso i rapporti tra le due nazioni sono alla pari, una vittoria per ciascuno e due pareggi. Abbiamo visto a Lipsia un'altra delusione, un'altra amarezza, un altro risultato sfavorevole. Gli esperimenti sono stati tentati, ma non è cambiato il volto della squadra degli ultimi tempi e quindi rimangono, se non aumentano, le perplessità con le quali ci prepariamo al viaggio.